Non mancano le novità in Casa Valdo a Vinitaly. Con Matteo D'Agostino, marketing manager, parliamo di ben tre spunti partendo da Tenute Valdo. Allora, Tenute Valdo è un brand che abbiamo lanciato quest'anno in occasione del Vinitaly. È un brand che ci permette di allargare il nostro territorio di marca ad altri vini, in particolare i vini fermi, e nel nostro caso, in questo diciamo primo step di questo progetto, con i vini dell'azienda agricola friulana Imagredi, con la quale abbiamo una collaborazione ormai da diversi anni e una partecipazione importante all'interno del capitale sociale della stessa. Lanciamo 5 referenze, 3 bianchi e 2 vini rossi. Saranno delle bottiglie con un'immagine fresca, nuova, trendy, giovane, in linea un po' con le tendenze, diciamo, del momento. Andiamo a lanciare appunto queste referenze sia in Italia che all'estero e puntiamo appunto ad intercettare quel consumo giovanile su questa tipologia di vini, anche perché andiamo proprio con dei vini freschi, semplici da bere. Ma comunque che mantengono un'eleganza e un rispetto per la tipicità del territorio, che nel nostro caso è quello del Friuli. Per quanto riguarda l'estero, invece, una partnership importante è quella con Mondavi. Esatto, la partnership con Mondavi è una partnership strategica dell'azienda, iniziata quest'anno, a gennaio del 2023. Sarà un progetto diviso in più fasi, parliamo appunto di 3 fasi. La prima è una fase legata all'importazione delle nostre spumanti, in particolare DOC e DOCG di Valdo, a marchio Valdo, negli Stati Uniti, con un accordo anche per la distribuzione degli stessi negli Stati Uniti. Avremo poi una fase 2 che ci vedrà a creare una joint venture, una società quindi nuova con loro negli Stati Uniti per l'importazione di vini da tutta l'Italia, quindi vini italiani e in particolare con un taglio legato molto all'eccellenza e alla premiumness. E avremo poi una terza fase che vedrà proprio l'investimento diretto negli Stati Uniti insieme agli americani per creare e per produrre dei vini spumanti direttamente in California. Dulcis in fundo, novità di prodotto su cui state puntando qui a Verona. Ichi è una nostra nuova cuvée. La presentiamo a questo Vinitaly, è un prodotto, un vino nuovo che vuole segnare un po' il rilancio anche per quanto riguarda i nostri spumanti non di denominazione nel mercato del fuoricasa. Ichi si presenta con una confezione anche qui trendy, molto giovane, con la quale anche qua vogliamo andare ad intercettare i consumi diciamo, più giovani. Soprattutto nel mondo della mixology, ma anche nel mondo del banqueting e insomma in tutte quelle occasioni di consumo dove è importante avere un prodotto smart, quindi un vino buono, elegante e al prezzo giusto. E qui Iki, proprio la parola giapponese che abbiamo trovato per indicare un po' questo concetto, quindi eleganza e armonia espresse in maniera semplice, che è proprio questa la filosofia di questo vino.